Quattro giornate sono l'orgoglio di una città e non solo della nostra città, ma non è solo un esercizio di memoria storica. Bisogna ricordare quei giorni per capire quanto orrenda fu l'oppressione nazifascista e come la storia, anche se in forme diverse, ma altrettanto orrende, si può riproporre. E io sono orgoglioso di fare il sindaco della città che ha nel DNA i valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza e di solidarietà. Di questi tempi viviamo alcune similitudini con quello che fu il vento che portò prima al fascismo e poi ancora di più ai crimini del nazifascismo. Lei parlava di questo vento che si può riproporre oggi, è maggiormente preoccupante il fatto che magari questa deriva a volte arrivi da persone che stanno nelle istituzioni? Beh, ma spesso chi ricopre ruoli di legalità formale si è vestito dei crimini più orrendi. Il cozzare tra legalità formale e giustizia. Del resto anche le deportazioni avevano bolli di capi di governo, di ministri. Anzi, è stata la rivolta del popolo contro la legalità formale per la giustizia. Quindi io non sottovaluto affatto quello che si ascolta e si respira in Italia come in Europa. Ci sono delle similitudini che non vanno sicuramente sopravvalutate né trarre subito delle conclusioni affrettate, ma nemmeno sottovalutate. Quindi bisogna ogni giorno impegnarsi perché quei valori scritti col sangue nei primi 12 articoli della Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo possano vivere nei corpi, nei cuori, nelle menti e nella lotta quotidiana di ogni cittadino, non solo di chi ricopre incarichi istituzionali.